a Ciao TV e RTE su Video Music, Napoli, Canta, Serena, Nardi, Fit, Umberto, Sanselmo. Tutto è iniziato così, tra di noi ti guardavo, più bella che mai. Quei occhi, quel tuo modo semplice e speciale di parlare, mi piaceva. Quanti messaggi di noi. Tengo stretta sul mio cuore, non ti lascerò. Noi, per sempre solo noi, senza stancarci mai. Natale pure per chi non c'è, si stai lontana casa.
ora lo penso pure a te. Diretto da Torino tra le luci di Natale per festeggiare far casino con calore di un cammino finché non si fa mattino. Guarderò la neve coprire dove cammino. Uomo cosa trovi? Ci sono pacchi e panettoni, fiocchi, dolciumi e toni. A Natale siamo più buoni. Puoi giocare a tombola, cerone che non duri. Quella pancia la misura vitale. Buon Natale, tanti auguri. Natale pure per chi non c'è. Tutti casi pulate, sta insieme con Gesù. Stare cantando e guardi da lassù. Natale pure per chi sta fatica e non può tornare a casa perché stanno lontana. Babbo Natale avrà un pensiero pure per te. Natale pure per te ci stanno tanta regala. Tantissimi auguri di Buon Natale e felice anno nuovo da Gino Nardi. Buon Natale da Umberto Mainardi di Radio Piemonte Torino, Ciro Marina. Buonasera amici, benvenuti alla trasmissione Aspettando il Natale. Con noi questa sera è una serata molto gelida del 22 dicembre, tantissima musica, tantissimi cantanti. Con me direttamente dal Polo Nord queste bellissime sorelle Natale mandate da Babbo Natale. Speriamo che non siano tutte così, sennò Babbo Natale avrà gravi problemi con la Befana. Allora, questa sera io, Antonio Amendola, vi condurrò in questo splendido viaggio basato sulla musica. Insieme a voi che ci seguite da casa, parleremo con i nostri artisti, ma soprattutto scopriremo il regalo di Natale che sta sotto l'albero, parleremo dei loro segreti, parleremo dei loro progetti futuri. Allora vi chiedo un solo gioco fatto di magia come il Natale. Immaginiamo che il nostro palco sia un cielo stellato e questa sera con noi ci siano tante stelle pronte a brillare. Vi presento le prime due, signore e signori. Dalla US Records, Umberto Sanselmo e Serena Nardi. Buonasera, mi metto vicino a mamma qua, Natale. Ecco qua, eccoci qua. Ragazzi, oggi avete fatto, vi ho seguito su Facebook, un tour la giornata, un viaggio. Cioè, diciamo, come fanno a stare in tanti posti contemporaneamente? No, ma poi in più, siamo venuti anche in orario, anche prima. Prima, con la paura di non farcela. E chi so credeva? Diciamo, un po' come Babbo Natale consegna i suoi regali a Natale. Bravo. Abbiamo consegnato anche noi i nostri regali oggi. Ma soprattutto avete consegnato la vostra musica a tutta la bella gente che vi segue. Esatto, e questa è la cosa più bella. Ma soprattutto, come è noto su Facebook e su tutti i social, siete seguitissimi. Fate tantissime cose. Facciamo il possibile.
Quello che ci viene meglio, no. Quello che ci... Ho visto il brano di Natale che ha aperto questa bellissima trasmissione. 25 dicembre. Tante collaborazioni, ma soprattutto tantissimi amici che con voi hanno condiviso questo brano. Esatto, esatto. È vero. Parliamo un po' chi ha scritto questo brano, chi è l'autore? Allora, questo brano è stato scritto da Serena Nardi, Umberto Sanselmo, Valentino Bonacorso e Big Tale, che mandiamo un forte bacio da Torino. Che salutiamo. Soprattutto io saluto tutti gli amici che questa sera non stanno qui con noi, perché un po' chi per lavoro, un po' per gli appuntamenti, le varie trasmissioni, la lontananza soprattutto, certo. Perché ricordiamo che hanno collaborato amici da tutte le parti d'Italia. È vero. Torino, Calabria, qualcuno della Sicilia, e Napoli. E quindi ovviamente non potevano essere tutti qui stasera. Sicuramente non mancheranno modo dopo di salutarli un po' tutti quanti. Sicuramente, sì. Voglio anche salutare Radio Memonte Torino di Umberto Mainardi. Sì, che perché siamo in collegamento con lui direttamente da Torino. Io ho tante cose da domandarvi, però, adesso facciamo andare un po' Umberto a riposarsi, perché devo stare un po' di tempo con lui. Anche perché dobbiamo parlare anche del suo regalo di Natale, perché sicuramente ci sarà un regalo di Natale di Umberto. Siccome siamo solo io e te, nessuno ci sta seguendo, ma soprattutto Umberto del backstage non ci ascolterà. Dopo sveleremo il tuo segreto, cosa ci sarà sotto l'albero di casa Nardi. Allora, io mi prendo una pausa, perché veramente ho tanta voglia di ascoltare un tuo brano, ma penso anche ai fan da casa. Quindi io ti lascio qui da sola. Va bene. Io vado a cantare una canzone che fa parte appunto del mio lavoro discografico, che voglio dire uscirà a fine gennaio, che porta per titolo Non voglio più sentire, scritta da Rosaria Armani, che colgo l'occasione per salutare, e ovviamente prodotto e arrangiato dalla UES Records. Allora ci vediamo dopo Serena. Vai. Pensavi di avere stasera, non si scese manca tutto sto tempo senza noi, prima non l'hai fatto mai. Ma mica stai facendo vero, e cose da meritare, e non ne voglio più sentire. Ma che ho fatto che non c'è, non devo muovere con me. Sto trovando la paura che non muore più per me, e gli affermisce le te prega, un riattacca stato una poca parla insieme a me. Non voglio più sentire da domenica. Conosco, non si chiude la gamba, si per me è troppo tempo che si fredda, non mi viene più a pigliare, non fa passare un minuto, si ancora mesi innamorata, stasera non devo aspettare. Non voglio più sentire da domani.
ascoltato. Non voglio più sentire. Mai ti sentire sta dicendo. E penso anche da casa, un brano bellissimo. Grazie, grazie. Inedito, giusto? Sì. E cosa tutti vogliamo inediti. Dire su questo brano? Una cosa notizia importante che è estratto dal tuo nuovo lavoro discografico. Sì, l'ho detto anche prima, sì. Fa parte appunto del mio primo lavoro discografico che appunto uscirà a fine gennaio. Noi siamo una nostra trasmissione che ricordiamo da casa che si chiama Aspettando il Natale. Esatto. Io invece sto aspettando il tuo lavoro discografico. Ah, mi fa piacere. Ma non può, siccome non ci sta seguendo nessuno, non ci sente nessuno, siamo nessuno. Da soli, la regia è vuota, il cameraman non c'è, siamo nessuno. Solo io, tu. E Ofaro. E poi c'è l'albero, Babbo Natale e le nostre bellissime sorelle Natale. Mamma Natale. Prestate da Babbo Natale, cioè io dico, sì. Il povero Babbo Natale, sai che discussione a casa, sì. Tutti questi belli guaglioni. Sappicci che abbia fatto. Brava. Ma non possiamo accennare il titolo del tuo disco? Non posso. Non posso. Ragazzi, ci ho provato, non perdonatemi. Credo. Tanti mi WhatsApp. Ma lo faccio per scaramanzia. È giusto. Ma sai perché? Perché chiuso dice, tu metti luce in gol. È vero. Allora evito. Che già tengo assai. Brava. È come si dice a Napoli, l'occhio sono peggio di scuppettare. E cogliono, soprattutto. La prima, secondo sì, no? Siccome Umberto non ci sta sentendo perché ho visto proprio prima che cacciato. Stava... Brava. Ma vogliamo parlare un po' del regalo che ci sarà sotto l'albero a casa Nardi. Cosa gli hai regalato? Non posso dire. Cioè, non vuoi dire niente oggi, scusa. Non posso dire. Allora, aspettando in Natale, sai perché? Perché me lo spia. No, vero, se ne aiuto. Fa finta. Allora facciamo una cosa. Allora io mo ti faccio andare a te a fare un giro. Nel senso che ti nascondi, però tu lo spini, non lo so. Per ripiego facciamo entrare lui. Facciamo entrare lui, bravo. E vediamo se lui poi ti ha fatto un bel regalo costoso. Però, però dopo dimmelo. No, ma dopo lo dico. Tanto qua non ci sta vedendo nessuno. No, nessuno, sa mi tu fare. Bravo, e le sorelle Natale. Vabbè, allora ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Ok. E ti svelo il segreto. Va bene. Grazie ciao, Serena ciao. Nardi. Ragazzi, allora a questo punto direi di chiamare Umberto Sanzim e vorremmo se potremmo fare un poco ronciuccio per il regalo di Natale. Voi che ne pensate? Allora, signore e signori, con il vostro permesso, Umberto Sanselmo. Eccomi. Ti ha portato a te il bello regalo? Ah, mi ha portato il regalo? Leggi questo messaggio. Allora, leggiamo in tutto live, ragazzi, tutto in diretta. Ciao Umberto e Serena, sono il vostro amico Salvo Luvi. Volevo fare un saluto a tutti voi e un saluto alla mia moglie Rosa. Un bacio. Ai miei figli Emily e Luigi. E auguri di buon Natale e felice anno nuovo a tutti. Auguri, grazie Salvo, grazie mille. Tieni. Ci associamo tutti agli auguri. Ok. Umberto. Dimmi tutto. Io prima ho visto che ti stavi nascondendo perché non volevi sapere il regalo. Stavo in auro. Ah, ecco. Ma io ho fatto nascondere Serena. Ok. Ma tutti quanti si chiedono, ma Umberto Sanselmo, che ci ha regalato a Serena? Te lo dico il 26. Dopo che l'hanno avuto. Ragazzi, non riusciamo ad avere un'esclusiva stasera. Allora facciamo una cosa. Facciamo un bellissimo regalo al pubblico. Ok. Con un tuo bellissimo brano. Un nuovo singolo. Ricordiamo che stiamo girando anche il videoclip ufficiale di questo singolo. E da domani mattina lo possono trovare su YouTube l'anteprima del video. Porta il titolo Dammi Tutto. E allora Umberto, dacci tutto e facci ascoltare questo bellissimo Vai. Brano. Grazie. Fa tremare pochissimi chiami corraduti. Un po' misteriosa, fai bello ogni cosa. Ti giuro sto bene quando sto con te. Mi prendi per mano, mi porti lontano in un mondo che ormai appartiene solo a te. È tutto perfetto, adesso sul letto fammi perdere con te. Quando fai l'amore sale la pressione, anche se mi faccio male, ti voglio, ti amo, sei mia.
via, questa notte sarà una follia. Se particolare, nuda, se più micidiale, tu sei uragano in fondo al mare. Scoppia il cuore, come devo fare? Non posso frenare questa voglia che mi assale. Se guardo il tuo corpo e ti tocco, io davvero divento un po' matto. I tuoi baci sono zucchero filato, che dolce che sei. E ti rifiutrucco, ti metti rossetto, peccato è finita e devi andare via. C'è lui che ti aspetta, a me non importa, ma che rimane mi vengo con te. Scoppia il cuore quando per l'amore, sale la pressione anche se mi faccio male. Ti voglio, ti amo, sei mia, questa notte sarà una follia. Se particolare, nuda, se più micidiale, tu sei uragano in fondo al mare. Scoppia il cuore, come devo fare? Non posso frenare questa voglia che mi assale. Se guardo il tuo corpo e ti tocco, io davvero divento un po' matto. I tuoi baci sono zucchero filato, che dolce che sei. Scoppia il cuore, ti voglio amare, voglio il tuo amore. Scoppia il cuore quando fai l'amore, sale la pressione anche se mi faccio male. Ti voglio, ti amo, sei mia. Ok, ok, ok. Abbiamo cambiato pezzo. Ho notato. Perché dammi tutto, comunque ho un problema e non partiva. No, secondo me lo sai cosa hai fatto? Devo vetri spaccato, bravo. No, tu di chi? Tu vuoi aspettare a gennaio per cacciare l'inedito. Mamma mia. Io ti conosco bene. Tu dici? E io lo so che tu sei geloso. Io però l'ho ascoltato inedito, vi posso dire che è veramente un capolavoro. Volevo andare, è stata cosa. Va bene, la prossima. Salutiamo Antonio. Tutti coloro che comunque per problemi lavorativi. Bravo. Giuseppe Raffaello, Di Mastro, Raffaello Junior, Rebecca De Pasquale del GF14. Grande Fratello, Big Tale, Giuseppe Di Mastro. Big Tale, poi. Bravo, Giuseppe Di Mastro. Okay, Nando D'Andrea. Gianni Caputo che ha partecipato a questo brano e ringraziamo. E poi voglio fare un augurio al nostro carissimo amico sponsor Ale Genioso. Bravo, che ha diventato anche papà e gli vogliamo dare gli auguri in diretta. Augurissimi, no? Anche da parte di Serena. Una bellissima bambina, se ho visto bene, esatto, giusto? Esatto. Abbiamo spazio al prossimo. Sì, però okay. voglio sapere un'ultima cosa. No, tuo regalo, vuoi sapere? No, regalo, già il tuo muori. E 26, ti dico regalo. E allora aspettiamo il 26, vediamo se ci pensi un po', dopo mi dai l'esclusiva, okay. Dai. A dove allora? Tanto lo so che ci rivedremo sicuramente. E io mi sono perso le sorelle Natale, dove sono le mie sorelle Natale? Eccole qua, queste ragazze sono affezionate a Babbo Natale. Vabbè, ma io ci somiglio un po', la barba mi sta crescendo. Non c'è il vestito rosso, me lo volevo mettere, solo che poi Serena me l'ha bocciato. No, il vestito rosso, quando mai l'uomo mi mette il vestito nero. Allora, stasera, tra tanti artisti, ho il piacere di presentare un artista che viene da lontano. E la cosa più bella è che questo artista viene dalla Calabria. È un ragazzo piccolo d'età, solo 17 anni, e lui è qui perché la passione della musica è talmente forte da venire in una città lontana da casa sua e venire a cantare. Signore e signori, il piccolo Natalino! Buonasera. Mi sono preso un po' di pausa per presentarti perché è da ammirare per tutti i giovani che vogliono fare musica. Sono giovani come te, fanno i sacrifici, lasciano casa, prendono un treno, con tutta la giovane età, vengono qui per cantare e seguire la nostra musica. Natalino. Allora,
Anto, io intanto ti ho, bello messaggio. Ti ho portato un messaggio. Ma lo vogliamo far leggere alle nostre sorelle Natale? Vedi dici, tu. Sorelle Natale, chi è che la... No. Ma ti spiego perché a Polo Nord non si usa leggere messaggi. Eppure, loro leggono le lettere, giusto? Dopo scopriremo se le nostre sorelle Natale hanno la voce. Gli occhi, dici, loro fanno solo i gesti. Allora, leggiamo questo messaggio. Parte proprio con un allora. Allora, un grande abbraccio a Serena e Umberto da parte di Ale. Un attimo solo, partito lo screen. Il bello della diretta. Umberto da parte di Ale. Un augurio speciale per un sereno Natale. Un bacio anche alla grande Mister TV Antonio. Grazie Ale. Serena, ti aspetta la fan più piccola, questo grande amore. E grazie per le belle parole. Grazie a te Ale, tantissimi auguri. Allora Natalino, torniamo a noi. Oggi sì. Presenti un inedito. Esatto. Con una collaborazione. Con uno forse di, diciamo, dei tuoi maestri, colui che ti ha portato sulla strada della musica. Sì, ecco, giusto, sì. Allora lo presentiamo insieme. Signore e signori, Umberto Sanselmo. Eccolo qua. È ritornato nuovamente. Io lo sapevo che ritornava. Ragazzi, io vi lascio a questo fit che Natalino ci tiene tantissimo di presentare inedito qui per la prima volta, sì, giusto? Sì. Non ci metterò cuore. Scritta? Da Serena Nardi. Esatto. Giusto? Giusto. Se lo vogliamo anticipare? È un'anteprima. Okay. No, allora io vi lascio e ascoltiamo questa anteprima. Ciao ragazzi. Sono solo giocando.
Grazie. Okay. Che emozioni, che emozioni. No. Il suo primo inedito. Il suo primo inedito, ma la cosa più bella, che ti fa onore, che tu comunque sei un artista che canta da 10 o 11, non ricordo più, 11 anni, ci siamo conosciuti 10 anni fa in un locale, nelle discoteche, e tu già facevi i tuoi live. Pensate da quanto tempo Umberto Sansimo canta. E la cosa più bella è che un artista che canta comunque da 10 anni dedica il suo tempo a un artista che sta per emergere e gli dai consigli, lo aiuta. Natalino veramente merita. Io voglio anche salutare il papà, la mamma. Ecco che ci stanno seguendo. Dalla Calabria. Prossimamente uscirà il suo... Per l'estate. Per l'estate il suo inedito con... un brano a coppia con Serena. Ecco. E dalle belle cose. Tante novità. Passo. Per il 2018. Io voglio parlare ancora 2 secondi con lui. Io vi lascio. E poi passiamo al prossimo ospite. Umberto, ci vediamo dopo. Natalì. Il discorso vale anche per te. Non ci sta seguendo nessuno, nessuno sa niente. Ok, perfetto. Infatti regala a Natale. Te lo dico il 14 febbraio quando vengo. A San Valentino? Vabbè, ho capito. Quando salgo ci rimarrò pure con te. Cioè oggi nessuno mi dà le esclusive, nessuno mi... Se non fosse per le mie sorelle Natale che stanno sempre... Ah, tu stai? Eccolo. Le aperto sempre, sì, sorelle Natale. Ragazzi, ma voi scomparite troppo spesso, non va bene. Siccome fino a mo nessuno mi ha dato un'esclusiva, vogliamo vedere se voi parlate. Tu parli. Fate solo gesti. Fanno solo gesti. Stasera sono sfortunato, ragazzi. Sono sfortunato. Allora io passerei al prossimo artista. Lei è una dark queen, molto conosciuta nella nostra Napoli. Signore e signori, zia Wilma. Buonasera a tutti. Ti sei vestita tutta di rosso. Gesù tesoro. Sei uno spettacolo. Anche tu, gioia. Dovete sapere che lei è molto conosciuta per le sue tombolate, oltre ad essere una bravissima cantante, la ritroviamo in radio e approfitto, siccome ho detto poi la parola radio, di salutare lo sponsor di questa sera. Voglio salutare Radio Club 80 di Gino Nardi che ha sponsorizzato questa bellissima trasmissione e ricordo che a gennaio Sara partirà con i suoi format radiofonici e televisivi. Allora, zia Wilma, stasera ci porti un brano tutto tuo? Allora, stasera ti porto un brano tutto mio, un brano dance, cioè una cover di una canzone classica. Quindi balleremo e ci innamoreremo. Sì, tesoro, ci divertiremo. Posso ballare con te? Come no? Ma sei fidanzata? Me lo dici dopo. Sorelle, andiamo. Andiamo con Spingule Francesi. Lui ha una manietta dalla casa, e una manenne spingolo francese. Lui ha una manietta dalla casa, e una manenne spingolo francese. Ma chiama una figliola. Quando spingolo mi dai per un tornezzo, mi chiama una figliola. Quando spingolo mi dai per un tornezzo, quando spingolo mi dai per un tornezzo. E io che sono un poco vizioso, subito mamma carina da sta casa. A chi vuoi belle spingolo francese, a chi vuoi spingolo. Spingolo paese, pit che passano un vanno portoso.
sono senza fiato io per te. E che calore, uè. Mamma mia, pure a me mi è stato un po' pressuto, mi è venuto a prendere, sto capendo da... niente. Non ci hai fatto capire, no, 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 aspetta, no, sincero, no, perché io voglio capire come ho fatto. No, 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 come, aspetta, no, mi fa bene. No, aspetta, sorella vai, Natale, vai. Per piacere, un attimo qua. Vai, no, vai. Ma capì, perché io ne so, le Natale, abbiamo, cercavamo il modo di ah, diciamo, di ballare come te, però mo... Ah, copia. Brava. Allora, ma ora mi capi, come ero fatto, faccio vedere, vai. Ah. Aspetta, ho vestito pure... Croce. Allora, croce, no, a croce. Come Gesù Cristo, amen. Amen. Allora, facciamo una dota. E dammi il vestito. Scusa, il vestito. Il vestito. Pensate il vestito. No, per, no, perché il movimento del vestito dovete sapere è importante. Perché se no non si vede la caviglia. Allora, alziamo il vestito. Allora, croce, padre, figlio. No, scusa, come fa? Allora, facciamo bene. Voi da casa, alzatevi. Tu stai mangiando il casatiello, quello si mangia a Pasqua, come si mangia un'altra cosa. Bravo. Allora, incrociamo, pronti, vestitino. Ricordate, alzate il vestitino e alzi il cappottino, eh. Poi, croce, poi, sinistra, poi. No, tu non aprire niente, fa bravo. Allora. Vai, vai. Vai, l'ultima volta, allora, croce, poi, sinistra. Incrocio davanti. Incrocio una volta. Aspetta, regia, regia, la facciamo l'ultima volta e ci puoi cacciare. Pronto, sorella Natale, voi vi muovete su, fa solo così, 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 così come il mio ciuffo. Così, così. Bravo. Allora, andiamo. Allora, croce. Ah no, aspetta, aspetta. Cappottino. Cappottino? Cappottino. Allora, cappottino. Croce. Poi, apro. Non aprire, chiudiamo un'altra volta. Poi croce e apro. Voi da casa l'avete fatto, tutto a posto? Ok. Ok. Allora già Wilma, noi ci rivedremo su End, su Club 80 di Gino Nardi, per qualche intervista, ascoltare qualche altro brano, e sì, sicuramente su Radio Piemonte di Umberto. Di Umberto Mainardi. Brava, è preparata. Allora noi ti salutiamo. Umberto, io ti saluto, do un grandissimo bacio. No, no, mi ero proprio bacio, credo, bacio. Aspetta, mio marito è geloso. Non fa niente, no, bacio. Ok, ma busco un marito. Un bacio a tutti, ancora tanti auguri e ciao! Sorelle Natale, la verità, avete capito come si fa? Facciamo l'ultima otto. Allora, alziamo i cappottini. Tu alzi, non alzare troppo, sta buscando un ambulato tu. Tu non hai la stessa cosa per tu. Allora, croce, apro, poi croce e chiudo. Basta, chiudiamo il suo fatto, fammi la mezza. Passiamo alla prossima artista, anche lei è un'artista piccola d'età ma con una voce, ragazzi, vi posso assicurare, bellissima. Ha partecipato anche lei al brano di Natale, signore e signori, Marika D'Angelo. Buonasera, buonasera. Ciao Marika, quanti anni hai Marika? 17. Vedi, il bello della musica, lo si può fare a tutte le età e quando nasce questo e fa, giusta niente fa, la musica ti segue e ti rende grande. Certo. Giusto Marika, cosa ci ha portato stasera? Un brano a coppia con Robby Silveri, appunto ci tenevo a salutarlo. Sì, salutiamo Robby Silveri, ci associamo. E lo ringrazio per aver partecipato con me in questo duetto. Ma tu il balletto di Zia Wilma con... te lo sei imparato anche tu? No, dici la verità. Non è entrato. Non ti è entrato, manco a me. No. Vabbè, facciamo una cosa, vediamo se c'entra la tua canzone che ci ha portato stasera. Ok, io ti saluto e ci vediamo dopo. Questa canzone mi ama cantare, quello che posso farò e questo tuo sogno sarà realtà. Tu sei la sorella per me, la stessa passione di me e te. È una strada difficile, sai, se vuoi andare avanti non mollare mai. Sono per giorno qui sera, a voglia cantare una canzone per te. Ti ringrazio il tuo cuore, sei un amico vero, non ti deluderò. Grazie.
resterai sempre la stessa, non volare mai. In questo mondo si sa, c'è gente che è meglio evitare, lo sai. Davo la sempre il tuo cuore, poi tutta la vita dura a buttare. Se gli anni sempre ti voglio, quando sei bella e quando sei va. Napoleone che sola, e non sta niente da vostra miglia. Né melodica per professione, e non me ne importa chi mi può giudicare. Non sarà realtà. Questa canzone mi ama cantare. Quello che posso farò, e questo tuo sogno sarà realtà. Tu sei la sorella per me, la stessa passione d'anima e te. È una strada difficile, sai, se vuoi andare avanti non mollare mai. Sono che giorno che seva, a voglia cantare una canzone per te. Ti ringrazio con cuore, sei un amico vero, non ti deluderò. Ti voglio sempre cantare. Mi scendo col sole in tocca a te. Mangio una pizza insieme a te. Bella e napolitana, da quando cammino questi vi cancello da capo piacità. Spero che tu resterai sempre la stessa, non volare mai. In questo mondo si sa, c'è gente che è meglio evitare, lo sai. Davo da sempre il tuo cuore, poi tutta la vita dura a buttare. Se gli anni sempre ti voglio, quando sei bella e quando sei va. Napoleone che sola, e non c'è sta niente da vostra miglia. Né melodica per professione, e non me ne importa chi mi può giudicare. Sì, sono una fitta in toto, faccio parte sta città. E proprio il cavoliere sta, con tutto Napoli mamma. Amico ti interrà, ti voglio sempre cantare. Mi scendo col sole in do caffè. Mangio una pizza insieme a te. Bella e napolitana, da quando cammino questi vi accendo a capo piacerà. Bravissima. Grazie. Hai solo 17 anni. Sì. Ma cosa hai chiesto a Babbo Natale sotto l'albero quest'anno? A sorpresa. Manco tu mi vuoi dire niente. È a sorpresa. Cioè ragazzi, questa sera nessuno ci vuole svelare il suo regalo di Natale. Non è il regalo che hai fatto tu. Tu cosa hai chiesto? Non hai chiesto niente. Hai chiesto una mia foto. No. Cioè, la foto di Antonio Amendola a mare, in costume, niente, zero, niente, nessuno mi vuole, nessun desidero, solo le mie sorelle Natale che mi cercano, mi chiamano, mi parlano. Non penso, non mi parlano, non penso, ma nessuno mi ha soddisfazione. Ragazzi, io sono incompreso, cioè devo fare un telefono rosa, che azzurra ci sta, telefono rosa, tipo chiama Antonio, consolalo, perché nessuno gli dice il regalo di Natale, le sorelle Natale non gli parlano. Guardate, posso andare in depressione, cioè mi sento le canzoni di Marica D'Angelo e piango. Allora Marica, se dopo c'è un po' di tempo ci rivediamo di nuovo, sì, e ci racconti qualche altra cosa della tua storia, ok? Ok, ciao. Ciao. E mi dicono che c'è un messaggio. Allora, parla, non volete parlare, questo l'abbiamo capito. Ma il telefono non riusciamo a lo pigliare. Ci dobbiamo provare? Dai, vediamo un po' se arriva questo telefono. Se tu leggi il messaggio, no, non vuoi fare niente, ti dobbiamo licenziare. Io ci parlavo con Babbo Natale. Amici da casa, cioè, se mi potete aiutare, mandateci un messaggio, fatemi sapere come posso fare per sapere almeno il nome di queste due sorelle Natale. Perché oggi dovete sapere, per fare una posteggia ci vuole Facebook, ok? Perché se no non si fa la posteggia, non ci si fa la posteggia, non si fa.
Instagram, ci sta, che ci sta Twitter, tu non dici, non parla, giusto? Ma se voi il nome non me lo dite, io che c'è coppa Facebook? Sorella Babbo Natale, non si può fare bene, leggiamo il messaggio che è meglio, non ci pensiamo più. Allora, buonasera, siete due grandi, Umberto e Serena. Un bacio da tutti noi, un bacione dalla vostra piccolina Greta, per Umberto e Serena, continuate così. Allora, voi non mi volete parlare, il telefono rosa non squilla. Arrivato a questo punto, io presenterei il prossimo artista che anche lui ha partecipato al brano di Natale. Signore e signori, un grande amico, un grande artista, Enzo Di Palma. Buonasera, carissimo, buonasera a te. Ciao. Lei guarda, manco la mano allungo, non mi parla, non mi allunga la mano. No, posso provare con te? Niente, zero. E vabbè, mi metti in casa. Vieni qua. Vediamo se è con te funziona. Boh, l'abbiamo trovato. Ah, poi no, ando rungo, muoviti. Glielo porto un attimo. Antonio, tutto bene? Tutto bene, Enzo, a te? Sempre bellissimo, sempre... io non posso stare proprio vicino a te. No, pulisse la prodotto, bacio come zia Wilm, dice la verità. Cosa si dice? Siamo qui, fa un po' freddo, però con la musica, se c'è la musica... Ci riscaldiamo. Ci riscaldiamo, perché la musica... Allora, io voglio salutare Umberto e Serena, che sono due grandissimi amici, e quindi si meritano questo saluto alla grande, quindi facciamo uno saluto. Salutiamo saluto. Umberto e Serena Nardi. Ok. Siamo salutati, ci Poi, siamo associati. Poi, il mio piacere è stare anche qui con te, che sei una persona... veramente umile, sei, non ti manca niente, sei una brava persona. Assomigli solo a Gabbè e Garco, lo so, me lo dicono tutti, anche voi da casa. Non ti manca nulla. No, c'è un cashback a Mate Nunci, guarda, sta Gabbè e Garco, c'è TV, invece no, non è Gabbè e Garco, è Gabbè e Garco, ha copiato a me, ha copiato fisica, ha copiato bellezza. Ma come, chi sei, Gabriel? No, lui è Antonio, cioè Gabbè e Garco è Antonio Amendola. Gabbè e Cac, tu sei. Bravo, Gabbè e Cac, bravo, vabbè. Ok, allora, cosa dobbiamo dire? E io voglio sentire un tuo brano. Il mio brano. Quindi sono qui a Cittuardo, ma ci sono pezzi senza di palma. E che stasera voglio parlare di te? Vabbè, allora ci siamo mettere d'accordo. Sentiamo prima un brano tuo e poi parliamo di me. E che stasera voglio parlare di te, si chiama canzone. Ah, ma così, sì, è una così si chiama. Allora ascoltiamoci questa canzone. Non sai niente di me, ah. Vai. Di Palma, dopo One, on the microphone, che stasera voglio parlare di te. Ti vorrei odiare, ma non lo so fare, questi ricordi di te fanno volare quella pelle scura, profumo di mare, quei baci che solo tu sapevi dare. Che stasera voglio parli te, tra la canzone e un ricordo che mi fa vedere tutto quello che passano sa portato o vinto e mo arrancane è rimasto e c'è niente. Che stasera voglio parli te, tra la canzone e un ricordo che mi fa vedere tutto quello che passano sa portato o vinto e mo arrancane è rimasto e c'è niente. Basta uno sguardo, una parola o un gesto, un fuoco sta pigliando per e sta bruciando bocche e piedi. La senza lasso segno si rimasta l'indoviente. Sto lucando un nome tuo, ma non sa se si mi siete. Da vega rinda luce e stelle, ma stiva te ricordo quando senza fermavano tempo. E va senza contratto, promesso promessa, amore scostumato tra se non chiede permessa. Da c'è me chiusa chiave, e mo che guarda nata, scicco qualcosa e me ma so più niente, me lassata. Tu mi faccio a ti scordare, ma manca nel momento bello. L'attore che la bella, e pensa sempre a quella. Tu voliva libertà, tu voliva il cambiamento, ma stasera parla di te. Mo cascia parla ma stende, l'amore rimane gava come l'adoro romana. Non è facile, tu sei indispensabile come la. Che sto male, non so più cosa fare, senza di te io morirei, ti giuro manchi amore, sei bella da impazzire, tu mi fai stare bene, siccome l'aria che respiri si non c'è stai amore. Che stasera voglio parli te, tra una canzone e un ricordo che mi fa vedere, tutto quello che passano sa portare tu vinto e mo, arrancane è rimasto e c'è niente. Che stasera voglio parli te, canzone non ricordo che mi fa vedere tutto quello che passano e sa portato vinto e mo. Quando vedo d'annamore penso sempre che stupore, basta dirti
più niente. Ed era il brano che stasera voglio parli di io. No, ma mi sentavo, io parlo di me, però voi parlate proprio buono di me. Quella parte rap, tutto bello. Vabbè, voglio approfittare, torniamo seri un attimo per salutare a Ivan Dop One, un grandissimo amico. Sì. Che ha fatto il feat con te, un grandissimo pezzo. Io sono un amante della musica hip hop. Lo so. Quindi questo pezzo qua già lo conosco, ho detto una bugia. Ah, giusto. Sapevi. Lo saccio a memoria. No, saccio a memoria, potremmo fare pure pezzetti. Tu fai Dop One e faccio a te. Però faccio a Gabriel Garco pure, ti faccio un gufone cosa. Sì, sì, tutta sì. Tutta situazione proprio. Io che posso fare? Me ne posso solo io. No, aspefem, perché io... Devo svelare una cosa a tutte le persone che da casa ci stanno seguendo. Sì. Siccome stasera sapevano che tu eri ospite nel nostro format televisivo, hanno fatto tanto a un tanto nessuno ti sente, nessuno sa niente, lo sai, non ci vede nessuno, la regione sa mi tu io fare. Vogliamo sapere se Enzo Di Palma è fidanzato. Io sono fidanzato? Non lo so, non lo voglio sapere, se, Ma secondo te uno brutto come a me può essere mai fidanzato? Non lo so, questo lo devono sapere le fan da casa. Allora, comunque no, sono felicemente single, ma non perché mi piace essere single, per amore di, è che mi sto godendo la mia libertà. E allora mi fanno piacere, Enzo, tu sei un bello guaglione, già sai, eh? Questa è la seconda volta che dici sono bello guaglione, ma... No, perché mi viene cercando, mi fanno piacere. Sì. Queste ragazze non mi vogliono dire il loro nome, e io a Rop ne posso cercare un po' a Facebook, vorrei se casomai tu... ci riesci, ma non ci riesci, non vuoi buscare tu lo voglio, non mi fa buscare a me, e va a buscarci provate. Come ti chiami? Provaci di qua, niente, zero proprio, non mi fa fare brutta figura. Come ti chiami? Ma non è che sono sordo, ma può essere, c'è proprio Polo Nord. Enzo, ti sei giocato la tua possibilità, ma ti ha fatto fare brutta figura, c'è, capisci, c'è proprio una brutta cosa proprio, bruttissima proprio. Allora vogliamo salutare a qualcuno? Ma io saluto a tutti coloro che ci seguono, tutti gli amici di Umberto, tutti coloro che ascoltano e seguono la musica di Umberto e Serena. Saluto loro che sono grandissimi amici, saluto te e a tutto lo staff di questa bellissima emittente. Allora ci salutiamo, vediamo se dopo c'è un po' di tempo ci rivediamo. Va benissimo, sarà il mio piacere. Io nel frattempo faccio gli auguri a tutti coloro che stanno a casa e a tutti voi che state negli studi. Va bene. A posto. Buonasera. Ho sentito un ti è arrivato un altro messaggio. Leggiamo? Vediamo un po'. Ci volete provare? Voi, 50 euro a test, 100 euro a test, niente, zero, niente. Tantissimi auguroni a tutti voi di Buon Natale. E un bacione a Marica da Emilia. Ok. Questa sera... ci abbiamo un ospite, non solo cantanti, un ospite che è un attore, è un grande trasformista. Lo chiamo in studio perché lui ha tantissimi nomi che lo voglio far dire in diretta a lui. Dai, raggiungici, perché ma lui, io l'ho visto sempre trasformato. Dobbiamo vedere un po' qual è il suo nome originale. Qual è il tuo nome originale? Ah, allora non sei Joker, non sei tutti quei personaggi che interpreti. Allora, aspetta, innanzitutto vorrei dire, ci sono tre messaggi. Mo' li leggiamo, perché no, spieghiamo un attimo perché questa gang che non abbiamo detto il nome, spieghiamolo un attimo a casa. Tu sai, Michele, tu cosa fai? Allora, io sono un attore teatrale, faccio teatro da 7 anni, l'ho studiato e lo sto ancora studiando, e ho la passione di cosplay, quindi in particolare porto Joker come bravo. Cosplay. Quindi... spieghiamo a casa, un attore non ha nome, non ha cognome e non ha volto, perché interpreta tantissimi personaggi. Ha mille volti. Quindi diciamo il tuo personaggio è Michele D'Onofrio. Michele D'Onofrio. Eccovi, perché non abbiamo fatto il nome, l'abbiamo chiamato qua in diretta, abbiamo spiegato chi sta è pazzo, sai ricordo il nome, no. Spieghiamo la cosa come sta. Michele, ma un attore come te gli sa leggere i messaggi? Ci posso provare. Ci vuoi provare? Proviamo, dai, leggiamo un messaggio a testa. Ci stanno bombardando di messaggi. C'è il blocco schermo. E porta un attimo il blocco, il bello della diretta, il bello della diretta. Non me lo vuoi dire il tuo nome, il tuo contatto Facebook. Mi hai aggiungito a me. Niente, zero. Niente, tu provo subito il nome, fai manca avvicinare, c'è niente proprio. Zero. Ah, sono 4, è aumentato. Zero. Allora, 4, vai, leggi prima tu, dai. Buonasera a tutti, complimenti per questa bellissima trasmissione. Voglio salutare il mio tesoro Marica D'Angelo. Sei grande, continua così che hai una bella voce spettacolare. Ti voglio bene da Antonella e Giusy Fusco. Salutiamo.
Boh, mi piace pizza, leggi pure chi sta. Grande Marica D'Angelo, sei bravissima. Ci sono anche due faccine con i cuoricini. Ah, sì, però da casa non le possono vedere. Sempre tu vai, ti faccio fare qualcosa, dai. Fate uscire Andrea Guarino, per favore, grazie. Sarà il prossimo ospite sicuramente. Vogliamo sentire la meravigliosa voce del grande Andrea Guarino. Un bacio a tutti e complimenti per il programma. Grazie mille, ci associamo. Sono allora Michè, ci vuoi fare dire qualcosa in diretta ai nostri telespettatori? Tipo, non lo so, vuoi recitare una parte tipo Gabriele Garco, no, mentre corteggi la nostra sorella Natale? E forse... Posso provare a vedere come si chiamano? Proviamoci. Posso hai tornato, tu ti fu doppio regalo, sì, mi dici il nome. No? Niente. Nemmeno, Michè, allora... Senti, allora non mi resta che ringraziare... Sulla casa, perché voglio fare solo un ringraziamento a Umberto Sanselmo e Serena Nardi e alla US Records per avermi permesso di essere qui stasera, e un ringraziamento a te, Antonio Amendola, e alla Mister TV. Grazie. Grazie, Michele. Allora se c'è un po' di tempo ci vediamo dopo. Okay. Passiamo al prossimo artista. L'hanno richiesto sui messaggi, lo dobbiamo chiamare. Signore e signori, Andrea Guarino. Andrea, richiestissimo sui messaggi, la gente non vedeva l'ora di sentirti. Andrea, quanti anni c'hai tu? Il microfono. Che fino a quando avevamo conosciuto... Ok. Il bello della live. Ma hanno sentito proprio. Il bello della live. Talmente che lo volevate ascoltare, non lo ascoltavate più. Buonasera a tutti. Lo stavamo dicendo, parlavamo di età, perché questa domanda? Perché tutti quanti hanno, quanti anni c'ha? Ma quello è il fidanzato. Non lo sapevo. Quanti anni c'ha? 25. 27 prima. Ogni volta che lo dici, toglie due anni. Sempre quello. Andrea, quanti anni c'hai? 25. No, mo dice 23. Vabbè. Andrea, e mo la curiosità mi è venuta anche a me, perché io ti seguo su Facebook. Sì. Voglio sentire un po' la tua voce, dai. La cosa ci hai portato oggi? Stasera faccio ascoltare il mio inedito Balla, sicuro la conosci. Sì, e mo metto a ballare la mia. Mo ci abbiamo ballato quando zio. Allora io vi lascio ad Andrea Guarino con Balla, mentre noi andiamo a ballare dietro le quinte. Vai. Come una gitana, sei altezzosa come una regina, sei bella più del sole, sei bellissima, hai corpo conturbante che mi fa sognar, due gambe mozzafiato fatte per ballar. Balla, balla, balla con me, senti questo ritmo sembra fatto per te. Il sole ha voglia di baciarti, sei come una magia, vai fortissima, hai corpo tra sognante fatto per amar, due gambe mozzafiato fatte per ballar. Balla, balla, balla con me, senti questo ritmo sembra fatto per te. Balla con te,
Grazie, grazie mille Antonio, balla, balla. Qua è stata una disco all'improvviso, luci rosse, luci gialle, non si capite niente, ciao TV discoteca. Le sorelle Natale che saltavano sulle sedie, qua, ragazzi, uno spettacolo, cioè. Ragazzi, un saluto a Umberto Sansemo, grazie di avermi ospitato qui, lo aspetto nel mio programma ogni lunedì dall'8 gennaio, Antonio, ti sì. aspetto anche a te, se vuoi, benissimo. Sempre qui, ore 21, 8 gennaio, Parole e Musica, Andrea Guarino, grazie, buon anno e buon Natale a tutti. Allora, Andrea, io ti saluto e direi, mentre ti saluto, di invitare qui i padroni di casa, Umberto Sansemo e Serena Nardi. Eccoli, eccoli, ci vediamo, grazie ragazzi, alla prossima, ciao, ciao Anto, Andrea, grazie. Grazie. La cosa bella è che io mi perdo sempre le sorelle Natale. Queste sorelle Natale, aiuto. Caro Babbo Natale, a Natale regalami due sorelle Natale che parlano, che respirano. No, respirano, respirate. Ma il nome, l'ultima, prima che finisce la trasmissione, non me lo volete dire. E allora, padroni di casa, Umberto Sansemo e Serena Nardi, venite ad aiutarmi perché io sono veramente in difficoltà. Eccoci, eccoci. Ragazzi. Un altro regalo per te. Un altro regalo per me, un che messaggio. Bello. Sono andato a fare la messaggina. Mamma mia, che bello. Oh, regalo, poi, stasera, queste serene, queste sorelle Natale, non vanno, non fanno leggere messa, non fanno niente, mamma licenziata, voglio, mamma licenziata. Loro danno solo la loro immagine. No, sono fisse, sono fisse. Ah, proprio così, proprio, sì, okay. Sì. Tenere proprio giù per terra. Allora, leggiamo questo messaggio. Volevo salutare il grande Natalino Arturi. Olè. Un bacio ad Umberto Sansemmo da Giorgio. Giorgio, a me non mi salutate. Giorgio. Un bacio forte, Giorgio, a te, sì, Vanessa, sì, sì, sì. E tutta la famiglia. Un bacio forte anche a Vanessa da parte mia. Ci vediamo il 29. Esatto. Ragazzi, io sono rimasto colpito dalla vostra voce. E come me, da casa, visto che siete i padroni di casa, di questo palcoscenico di stasera, dovete regalarci qualche altro brano. Un olivo a casa, un olivo fornire. No, va bene. Non sono capo a cantare. Allora io direi di ascoltare un inedito di Serena Nardi. Okay. Diciamo okay. A piena tazza di caffè. Bravo. E poi ci lasci che se fa tu. Che non vieni, vicino a stufo. Va buono. Va allora, bene, signore e signori, Serena Nardi. Vado a cantare Chi va bene ovvero. A te fa male, come potevo sapere chi diceva io vivo per te, era forza. Dentro di te cresceva un'altra vita, ti sei trovata sola e abbandonata. Parola ma quando buci credevo aver chi la vita sogna senza sapere niente se ne giude chi va bene o vero linda mille ore resta insieme a te chi va bene o vero affronto duro mondo si va sta con te ti sposato un breve solo tu
sposata un presso, ma ero innamorato, sono aventato di testa amore. Chi va bene non è, sparto ogni pensiero senza se stanga, non si tira. Chi va bene avere? Chi va bene avere se venisse pure tutta la vita sua? Lo piezza il coro, sì. Lo piezza il coro, come può lasciare? Ottenevo mondo. Ottenevo mondo, ma non viene niente. Non viene niente se non sa mai. Ascoltato Chi va bene ovvero, ti vedo con le lacrime. Sì, no, bellissimo, ci ha messo pezzo anche perché so che è una storia vera. Esatto, è dedicata unitamente tutta mia cugina Anna, che colgo l'occasione per salutare. Infatti anche io ho un po' il nodo alla gola quando la canto sempre. Sì, no, io c'ho una domanda proprio per chi dice proprio, no, ma dico tu. Ma muo bene ovvero? Assai. Oh, Benoer, come ti chiami? Niente. Isso no. Niente. Vabbè, comunque, mo dai, ci abbiamo piato un caffè, io e Umberto. Abbiamo parlato, ma tu sì. Mo Benoer, ma tu rispondo. Regale Natale a l'autrice. Allora dove vabbè? Beh, allora lo chiamiamo in pubblico e allora vediamo che dice. Facciamo una cosa. Sì. Facciamo entrare a lui e io e ce un caffè ce l'ha a te. Va bene. Ok. Umberto Sanselmo, vediamo se arriva. Sono qui. Eccolo qua. Umberto, la domanda che tutti si fanno da casa. Sì. Ma tu, a me, va bene o A quantità? Allora io mi faccio un caffè con Serena, vai. Vediamo se mi dedichi qualche brano. Facciamo una cosa, io vado a cantare, saluti, canto e poi ne facciamo noi. Va benissimo. Allora io faccio i saluti miei. Sì, vai. Saluto tutti gli amici da casa, ringrazio questo bellissimo palco, questa bellissima trasmissione, l'emittente Ciao TV RTE, la regia che ha lavorato questa sera con noi, il cameraman, ma soprattutto voglio ringraziare Umberto Sanselmo, i padroni grazie di casa. Grazie a te di aver accettato il nostro invito. E Serena Nardi. Grazie. Io auguro di un buon Natale da parte mia, di un buon anno a tutti. E voglio ringraziare ovviamente tutto lo staff e tutte le persone che ci hanno seguito, ci hanno supportato e ci hanno sopportato. Bravo. Buon Natale ovviamente e buon anno da parte nostra e pure dalle sorelle Natale che non parlano ma fanno la loro immagine. Facciamo Voglio sapere e poi noi. Andiamo con noi, chiudiamo con noi. Okay, buon voglio Natale sapere da Antonia Mendola. Grazie.
sei distante, lontana di sto cuore, non è da te. Commenterò le foto tue su quel diario e metterò mi piace 100.000 volte, sai, e su Facebook sei la protagonista della mia realtà. Voglio sapere se tu scegliere ancora chi lo, voglio sapere se ho veramente oppure fai per me. Così tra di noi ti guardavo, più bella che mai. Quei occhi, quel tuo modo semplice e speciale di parlare, mi piaceva. Quanti messaggi di notte, le nostre serate, ricordo lo sai. Ho scoppiato tutto in un istante. Solo noi, senza stancarci mai, risima storia, sta canzone noi, sempre più forti noi, abbiamo tutto il mondo nelle mani, amore. Noi, innamorati noi, senza voltarci mai, sei tu che mi regali il sole e noi, un'ora senza noi, lo sai che io potrei. Che qualcosa mancava e che dire tu. Ora che sei mia ti tengo stretta sul mio cuore, non ti lascerò. Noi per sempre solo noi, senza stancarci mai, nessima storia sta canzone noi, sempre più forti noi, abbiamo tutto il mondo nelle mani. Anche morire, ti amo come non ho mai.
cantiamo forte questa canzone. Babbo Natale sa buca da fa. Natale pure per te. Se stanno tanto sacca, sotto l'albero di Natale. Natale pure per chi non c'è. Se stai lontano a casa, Babbo Natale pensa pure a te. Diretto da Torino, tra le luci di Natale, festeggiare e far casino, con calore di un cammino, finché non si fa mattino, guarderò la neve coprire dove cammino, uomo cosa trovi, ci sono pacchi e panettoni, fiocchi, dolciumi e toni, a Natale siamo più buoni, puoi giocare a tombola, ce non è che non duri, quella pancia la miseria vitale, buon Natale, tanti auguri. Natale pure per chi non c'è, e ti casicolate, stai insieme con Gesù. Stare cantando e guardi da lassù. Natale pure per chi sta fatica e non può tornare a casa perché stanno lontana. Babbo Natale avrà un pensiero pure per te. Natale pure per te, ci stanno tanta regala. Ultimi auguri di buon Natale e felice anno nuovo da Gino Nardi. Buon Natale da Umberto Mainardi di Radio Piemonte Torino, Ciro Marina. What?
Ciao TV e RTE. Auguri e buon Natale a tutti voi. Su Disco Clip, il nuovo programma di messaggeria da Ciao TV. Lascia la tua dedica del cuore o il tuo messaggio a chiunque vuoi dopo il segnale acustico. Vai! Sono Imma da Ponticelli e guardo sempre Ciao TV. Vite, perché hai tasso muro.